Seguito durante il pomeriggio, la finale sarà fra Arduini e Angelini di Rimini contro Affinito e Corsano di Modena. Ricordiamo Corsano neocampione italiano, anche singolo master. Neocampione nazionale. Nazionale, e per lui ha la chance di fare una doppietta che è sempre di grandissimo prestigio per un giocatore. Angelini e Arduini escono da due battaglie feroci contro i loro avversari, due finali in supervolata. Dei tre, l'unico che non ha mai vinto un titolo è Affinito, perché Arduini l'ha vinto, Arduini, sì. Angelini ha vinto a coppie due anni fa, Corsano l'ha vinto. Io oggettivamente non sono uno storico, sì. Cioè non mi ricordo proprio memoria. Affinito tutto ha perso la finale del 2006 in coppia con... con Corradini e contro degli esposti e montagna. Bene, ora ci concentriamo, parte Corsano col primo pallino. Corsano inizia benissimo con un filotto, Corsano è in un periodo devastante. Abbiamo avuto la possibilità di riprenderlo varie volte, quest'anno ha sempre esibito ottime prestazioni. Corsano ha vinto anche l'ultima gara nazionale Medici Re, Corsano, certo. Ha vinto una gara nazionale singolo, poi un campionato nazionale singolo master, quello di 15 giorni fa. Ha vinto con l'Olimpico il campionato nazionale a 5 giocatori, 5 giocatori un mese fa, e c'era anche Affinito. Finito Corsano, che era la coppia, no, era Corsano Messori e Affinito Ciccionesi e Corradini singolo. Affinito inizia bene prendendo un punto. Risponde Arduini, sempre col tiro di due sponde esterno. Molto bella anche la biglia di Arduini. Ricordiamo Arduini e Angelini, campioni italiani nazionali a coppie master due anni fa, in quel di Castelfranco, mentre Arduini, campione nazionale master l'anno scorso a San Lazzaro. Un giocatore che negli ultimi tempi è abituatissimo al tricolore. Si sta verificando dopo il tiro di Affinito di chi è il punto. Pare bianco, pare rosso, scusate. Corsano esegue lo stesso tiro di due sponde esterno, lievemente lento, trova la biglia rossa, la scalfa un po' via. Vediamo ora cosa creeranno Angelini e Arduini. Siamo intenzionati a un tiro di tagliata a sfiorare ambi i birilli del castello per poter scalfare la biglia bianca. Tiro un po' rischioso, ma non tante altre alternative. Biliardo torna un po' indietro, lascia in terra tre punti per gli avversari, riesce comunque nell'intento di prendere il punto, che era l'intento primario. 11-0 per la coppia modenese. Thank you.
Riminese sta valutando le probabilità di poter ottenere il colore. Siamo intenzionati a un tiro di tagliata a risalire su pallina. Il tiro ad effetto probabilmente per ottenere il colore, no, ci ripenso, lungo conciliabolo, tiro ad effetto a trespond, pare buona, ottieni 6 punti di colore. Se avesse preso subito la biglia, la prima biglia bianca, potevo ottenere anche i 10 di colore. Grande tiro di Angelini. Ora Arduino la bocciata di striscio dalla seconda riga. Buon tiro di Arduini, 4 punti, 11-10 il risultato parziale a favore della coppia di Modena, che si ritroverà col vantaggio di biglia in questa mano. Tiro di due sponde interno di Corsano per avvicinarsi il più possibile al pallino, che è attaccato alla sponda inferiore del biliardo. Ottima la realizzazione, si posiziona molto vicino e ambe due le biglie, e sia biglia che pallino attaccate a sponda, punto molto difficile da prendere. Prova di due sponde esterno Arduini ad arrivare a metà fra pallina e palla, prende solo pallino e la sua biglia salta un po' in alto, il punto resta bianco. Medesimo tiro per Angelini, sembra un filo lento anche questa, però riesce a toccare pallino quel tanto che basta per scalzare via la biglia bianca. Come tutte le partite in coppia, soprattutto quando pallina nel quadrante basso, diventano un po' più lunghe, c'è il classico conciliabolo fra i giocatori per decidere quale sia il tiro migliore da eseguire. Un tiro
allargare per di alleggerimento di affinito, ottiene l'intento di aprire il gioco, ma il punto resta della coppia riminese. Però pallino si sposta nel quadrante alto del biliardo. Corsano va appunto. Buona l'esecuzione, si avvicina a pallino, lascia poco margine agli avversari. Nella finale a coppie di Serie A abbiamo la coppia del Big Star Sarti Breveglieri impegnata contro, nella finale contro una coppia della Spezia. In questo momento sono in vantaggio i bolognesi per 23-14. Angelini decide di andare a punto di misura, prende il punto, forse no, però comunque si espone alla realizzazione dei quattro dei propri avversari. Palla in mano da finito. Che va a impattare la biglia rossa. Due biglie vicino a pallino, 4 punti di colore, 15-10 a favore della coppia di Modena. Errore di Corsano, un po' abbondante, non realizza Birilli. Angelini va all'accosto di due sponde esterne a risalire, sembra buona, si posiziona di fianco a pallino. Tagliata a sfiorare i birilli di affinito, sembra un po' abbondante, tocca pallino ma non riesce nello scopo di ottenere il punto. Terza biglia per la coppia di Modena. Due sponde esterno. Buona l'esecuzione, riesce ad avvicinarsi a pallino più della biglia rossa degli avversari. Ora sarà il turno di Arduino. Bravo Sandro! Due sponde esterno dall'altra parte. Impatta la propria biglia,
che si va ad avvicinare al pallino, riesce a mettere un punto molto complesso da prendere. Vediamo cosa farà Corsano. Ricordiamo che dopo la biglia di Corsano la coppia riminese avrà comunque due biglie in mano per poter conquistare il diritto di acchitare e bocciare il pallino. Corsano al tiro di due sponde esterno. Un filo abbondante, da qui non riusciamo a capire se è riuscito a prendere il punto, secondo me no, però Angelini credo che si stia preparando a tirare il calcio alla biglia bianca per realizzare qualche punto. Vediamo l'esecuzione, bel tiro, però non realizza Birilli. Tengono uno di colore, si portano a 12, punteggio parziale 15-12 a favore della coppia Corsano Affinito. Andò. Bella bocciata di Arduini, ne realizza 8 e porta il proprio punteggio a 20. Bocciata sempre, oltre che molto precisa, molto regolare nella spinta. Pallino educatamente incollato alla sponda bassa. Corsano sempre di due sponde esterno, un po' largo, lascia margine d'ingresso ai propri avversari. Anche Arduini di due sponde esterno. Entra nel buco lasciato da Corsano e si va a posizionare vicino a pallino. Ora il cerchio si stringe, servirà una palla millimetrica per riuscire ad ottenere il punto. Anzi no. Si opta per il tiro ad effetto ad arrivare per scalzar via la biglia rossa. Bel tiro di Affinito che con un pelo di fortuna anche riesce a prendere il punto, indubbiamente comunque un buon tiro. Angelini va di due sponde a risalire. Gli urli che sentite sono per Sarti, che realizza un altro 10 di colore, punteggio della propria finale, 35-16 per Sarti e Brevegliere. Torniamo alla partita delle finali Master. Affinito tira di due sponde esterne, un pelino lento. Forse è riuscito a ottenere il punto ugualmente. Dai,
tiro di due sponde a risalire per Angelini, sempre una grande misura per il giocatore riminese, sbaglia davvero poco, misura sempre ottimale, sia in direzione che spinta. Magari questo tiro un pelino corto, ma sempre questione di millimetri. Due sponde esterno di misura per Corsano. La traiettoria è larga, spinta un pelo abbondante, il punto rimane della coppia riminese che si porta sul 22-15. E Arduino l'ha bocciato. Altra bella bocciata di Nando Arduini, 10 a bocciare, 32-15 a favore della coppia riminese, pallino incollato a sponda bassa. Tiro di due sponde esterno per Corsano ad avvicinarsi al pallino, questa volta la posiziona molto bene, perfettamente sotto a pallino e attaccata. Tiro di effetto di Arduini che però trova il ganassino della buca centrale, sulla palla gli rimane il quadrante alto, situazione mutata invece per ciò che riguarda palle e pallino bianche, rimangono incollati. E quindi stesso quesito da risolvere, ma questa volta tocca Angelini che ci prova di due sponde esterno. Pare un che abbia preso il punto. Grande tiro di Angelini, di misura, sta pennellando. Coppia di Rimini, tra l'altro, molto nota per la loro precisione e misura, appunto. In questa giornata lo stanno più volte dimostrando. Andrò. Ha finito, è lievemente largo, tocca la parte esterna della biglia rossa, il punto resta rosso. Stesso tiro di due sponde esterno, anche questo è lievemente lento, vediamo se ha maggior fortuna. Sì, con questo dovrebbe esserlo riuscito a prenderlo. Due sponde esterno, vediamo l'arrivo, tocca pallino, tocca ambi i pezzi,
pare che il punto sia bianco, quindi da Roccorsano andrà un realizzo nella parte alta del biliardo. Un po' abbondante, resta un punto per i bianchi che si portano a 17. Buona questa volta il colpo di Corsano, due arrivano, ne arrivano altri due che sono quattro, punteggio parziale 32 per Angelini e Arduini, 19 per Corsano ha finito, anzi 21 per Corsano ha finito. Buona l'alzata di Arduini, mette sia biglia che pallino molto vicino alla sponda alta, ha finito, va l'accosto con sponda lunga e sponda corta, si va a sistemare perfettamente dietro pallino, bellissimo tiro di ha finito, grande precisione. Arduini va a smezzare pallino, lo indirizza verso la propria biglia, lascia un piccolo varco dove ha finito tenterà di incunearsi. Ha finito di misura, un po' abbondante ma riesce nel proprio intento. Ora situazione un po' più complessa per la coppia riminese. Intanto nell'altra finale, quella di Serie A, il vantaggio si è ridotto, il vantaggio per la coppia bolognese, siamo sul 35-30 a favore di Sarti e Breveglieri. Decisione difficile, infatti tirare diretti sulla bianca significa che andrebbe a fermarsi sulla biglia rossa, quindi difficilmente si riuscirebbe a prendere il punto, forse con mezzo pallino, ma insomma la situazione è abbastanza difficile. Angelini valuta il tiro con la sponda laterale. Angelini va con la laterale, sfiora pallino, riesce a prendere il punto. Corsano va per un tiro diretto sulla propria biglia,
molto ben eseguito, prende il punto. Medesima difficoltà della precedente per la coppia di Rimini, alternativa riuscire a portare pallino nel quadrante basso. Angelini tira da affondare pallino dalla parte bassa, no. Da una parte ha preso il punto e ne ha fatti 8, la biglia bianca va giù, scende giù per la fila, punto abbastanza fortunoso, più anche gli 8. Direi che il 20 è in vantaggio. Bocciata di Arduini, questa volta a prendere in pallo. Punteggio che resta sul 42-21. Tiro di accosto di Corsano per alzare biglia e pallino. Il pallino è rimasto un pochino staccato da sponda. Vediamo se Arduini tenterà di tirar giù pallino, direi di sì. Ci tira di calcio. Buona l'esecuzione. Non è premiato dal castello, ma riesce nel suo intento primario, che era quello di affondare pallino. Finito, prova di tagliata ad avvicinarsi al pallino, bel tiro, buona l'esecuzione, si affianca pallino, punto abbastanza difficile per la coppia di Rimini. Angelini ci prova di due sponde esterno, pare molto bello. Provate. Riesce a prendere il punto. Yeah.
finito. Molto bella anche la biglia da finito. Chiude il gioco a sponda e incastra il pallino in mezzo alle proprie biglie. Problema molto complesso da risolvere per la coppia riminese. Che decide di togliere via la propria biglia rossa onde evitare guai peggiori. Ne lascia però la biglia con cui ha tirato, la lascia comunque in mezzo al castello. Vediamo cosa otterrà di fare Corsano. Va all'attacco della biglia rossa. Ottima la realizzazione di Corsano. 8 punti di calcio di Corsano, che con i 4 di colore nella coppia modenese realizza 12 punti e si porta sul 33-42 a favore della coppia riminese. Altro bel tiro di Corsano, giocatore sicuramente molto in palla, ma tutti e 4 i protagonisti stanno giocando ad altissimo livello. Corsano ne realizza 12 e la coppia modenese si porta in vantaggio sul 45-42. Angelini, memore del tiro di prima, visto che calava, ha provato a stare abbondante, un po' è calata ma non a sufficienza per regalargli la riga di calcio, realizza 3 punti, punteggio in perfetta parità sul 45 pari. Corsano delega il proprio compagno di fare quello che si sente. Situazione molto complicata, è sicuramente quasi impossibile riuscire a spingere sul pallino. Il calcio è veramente difficile perché la biglia tende a seguire e quindi in qualsiasi soluzione il rischio è quello di andare a regalare punti agli avversari. L'alternativa potrebbe essere posizionarsi sotto del castello e lasciare il tiro agli avversari, ma a questo punto della partita è veramente tutto molto complicato. Sono appena rientrati in partita, decidono di non uscirci immediatamente e di andare a punto di stricata per e contenere i danni. Va finito di 2 sponde esterno, tirata molto bene, si posiziona appena sotto il castello. Secondo me la coppia riminese replicherà il medesimo tiro. Così è, vediamo l'esecuzione, pare un po' stretta. E così diventa ottima, va in perfetta copertura. Ora forse al calcio sono quasi obbligati a tirarci.
palla di Francesco ha finito, che anche lui sta giocando a mio avviso a un grandissimo livello in questa partita. Scontro durissimo appunto, ottimi bocciatori che stanno realizzando tanti filotti, tutti quattro i contendenti appunto sono praticamente perfetti, hanno sbagliato veramente poco. Nell'altra partita Sarti e Breveglieri restano in vantaggio, non rassicurante il vantaggio, siamo sul 47-36 per loro. Angelini, tiro rischiosissimo, sembra ben realizzato, non realizza nulla, lascia il punto agli avversari. Problema che rimane estremamente complesso da svolgere. Angelini sta guardando un tiro di rimessa con la correzione della propria biglia. Un tiro abbastanza difficile. Credo che lo vogliono realizzare d'effetto. Lo realizza, tira un po' corto. Tiro di due sponde esterno per realizzare 4 punti da parte di Corsano, pare ottimamente realizzato, continuo a pensare che i 4 contendenti stanno giocando veramente bene. Altra bella bocciata di Corsano, ne realizza solo 2. Stiamo sul 51-45 a favore di Corsano e ha finito, si sono portati in testa. Ci avvisano che abbiamo qualche problema con lo streaming. Se non hanno segnale, lì il segnale è pieno. Sì.
tentativo di copertura di Arduini che però forse si è andato a infilare con la correzione di pallino. La nostra posizione è abbastanza privilegiata, però non si riesce a capire se tirando il calcio la propria biglia, la biglia rossa, tocchi pallino e venga corretta sul castello. La coppia intanto nell'altro biliardo, la coppia Sarti-Bervellieri si porta sul 55-36, però già con tre passaggi in mezzo. Tiro di calcio di Affinito, realizza, impatta, trova tre punti, però pallino andando in buca, perde due palle di vantaggio, perde la seconda palla e quindi si trova con due palle di svantaggio, situazione non eccellente, ma punteggio sul 54-45 a loro favore. Corsano va di due sponde esterne per avvicinarsi il più possibile al pallino. Buona realizzazione. Tiro d'effetto per Arduini ad alzare pallino. Bravo, bravo. Centrato pienamente. Affinito tira ad abbassare pallino, passa, sganassa, rimane dietro le due rocce, momento non diciamo tra i più fortunati per la coppia modenese, 10 di colore per la coppia riminese che si porta sul 55 al 54 per loro e pallino in mano ad Arduini. Sì, eh. Ottima la bocciata di Arduini che però va in buca, 10 in buca. Tiro d'accosto per Corsano, due sponde esterne a risalire, buona l'esecuzione, poco margine per la coppia riminese, punto che si prende però non bisogna sbagliare. Tiro d'effetto per Arduini, vediamo l'arrivo, lievemente lento, vediamo se avrà preso il punto o no.
diciamo che questo 10 in buca può compensare quel tiro di prima a gioco alto dove la coppia di Rimini aveva preso il punto con un filo di fortuna, ma soprattutto la biglia degli avversari era andato giù per il filotto, e credo che il punteggio in questo momento rispecchi il valore delle due coppie, cioè si sono equivalse, hanno giocato benissimo tutti e quattro. Questa sembra la classica partita da X, ma nelle boccette una dei due deve vincere. Punto bianco. Quindi questa volta è la coppia modenese che avrà due biglie di vantaggio. Di effetto anche per Angelini a risalire, scalza la veglia bianca, prende il punto. Intanto nell'altro biliardo rimonta della coppia della Spezia, si porta in vantaggio sul 57-55. Finale in volata per tutte e due le finali, qui siamo sul 56-55 per la coppia di Modena. Tiro di affinito, grande forma anche per lui in questa finale, punto preso perfettamente. Vediamo ora se Angelini andrà all'affondo di pallino per evitare guai maggiori o si fermerà nei pressi. Tiro di due sponde esterno di Angelini per arrivare lì nei pressi, è larga, scivola via, il punto resta bianco. Ora la coppia di Modena farà due palle per realizzare il maggior numero di punti possibile, con 6 andrebbe a bocciare a 62, quindi pienamente in partita, soprattutto per come ha bocciato Corsano fino a questo momento. Direi che una scelta oltre che conservativa anche molto oculata, nel caso che riuscissero invece a mettere solamente due biglie vicino a pallino boccerebbero comunque a 60, per cui anche questa viene giù molto, esce, quindi per ora solo una biglia per i bianchi. Ci prova anche Corsano, anche la sua viene fuori, anche la sua viene fuori, resta uno, anzi ci fanno dare un'occhiata. Intanto nell'altra finale Brevigliere Sarti si riportano in vantaggio 61-57, sono in vantaggio di palla a gioco alto e tutte le tre palle vicino a pallino. Resta una palla in mano per la coppia della Spezia che decide di tirare giù una biglia bianca lascerà comunque i 6 di colore più o meno dentro.
se invece tenterà di tirare giù pallino si metterà a rischio di prendere il colore. Solo uno intanto sul biliardo numero 5 che stiamo seguendo. Altra bella bocciata di Corsano, oltre al colore realizza il filotto, vediamo la risalita, niente, 8, quindi 10 punti totali, andiamo sul 66 a 55, quelle due biglie che i giocatori di Modena non sono riusciti a mettere dentro potrebbero diventare molto determinanti nell'economia della partita. D'altronde, come era calato il tiro da Angelini, è calato anche loro. Certo è che è un bel rammarico, un 6 di colore che sembravano alla loro portata, soprattutto per come hanno giocato fino a questo momento. Nell'altro biliardo Sarti tenta di fare 6 di colore ma lascia il punto probabilmente agli avversari, ci stanno, forse ci fa dare un'occhiata, ma degli avversari nel biliardo numero 3 dove si sta svolgendo la finale, 61-59 a favore della coppia bolognese contro la coppia della Spezia. La bocciata è il giocatore della Spezia. Siluro terra-aria, rischia di farne 12, ne fa 12 e chiude la partita. La coppia di La Spezia, campione nazionale di Serie A, a 59 ha realizzato 12 a bocciare. Intanto qui siamo rimasti fermi alla situazione precedente. Corsano l'attacco della biglia rossa, un po' abbondante, però chiude un bel punto a gioco alto. Arduini fa il tiro di misura a inserirsi, ottima l'esecuzione, rimane incollata a pallino, unico pericolo che in questo momento stanno correndo è che hanno perso il vantaggio della brocca centrale con pallino vicino alla buca, non si sa mai che di dover fare una difesa da vicino. Ha finito, scalza la biglia rossa tirando a calcio a pallino, questa volta forse dovranno più pensare a coprire la buca che avvicinarsi a pallino, oppure addirittura affondare pallino. Gli applausi che sentite sono per la coppia della Spezia, campione nazionale di Serie A. Tira ad abbassare pallino proprio per evitare il rischio che si avvicina troppo a Angelini, scusate, che si avvicini troppo alla buca. Adesso è rimasto, ha messo pallino molto vicino alla propria biglia, vediamo se c'è qualche coincidenza da sfruttare per ha finito.
ci viene a guardare. Tiro ad allungare il pallino verso la sponda, non c'è nessuna coincidenza, anzi tocca prima la bianca, va a mettere il pallino a sponda, probabilmente il punto l'ha preso. Per tentare di realizzarne 4, la sua va dentro, ma probabilmente resta fuori la biglia che ha lanciato, solo un punto di colore, 66 la coppia di Modena, 57 per la coppia di Rimini, boccia Arduini. Altra grande bocciata di Arduini, realizza l'ometto, giù per i 10, partita che è stata in equilibrio più o meno per tutto l'incontro, rimane sempre in equilibrio, volata finale, 67 per la coppia di Rimini, 66 per la coppia di Modena, siamo al lancio di moneta. Dal mio punto di vista partita bellissima, giocata veramente bene da tutti e quattro i contendenti. Ora Corsano di Stricata lascia un po' di margine, ora vediamo se tireranno l'attacco o la difesa, paiono più intenzionati all'attacco i giocatori di Rimini. Ci sarebbe forse no la correzione di pallino, forse no, però vanno all'attacco della biglia di Corsano. Partita sembra un po' larga, rischio di pelare la biglia bianca e di risalire verso Castello. Ricordiamo che mancano un birillo di calcio per la coppia riminese e due birilli di calcio diretti per la coppia di Modena per laurearsi campione d'Italia. Sempre Angelini al tiro, sempre larga, non tocca niente. Ora siamo all'ultima biglia per Arduini, o centro al Castello, qui si gioca il campionato italiano, prova il missile terra-aria diretto. Partito, le biglie girano, la biglia bianca si è bloccata, partita finita. A finite Corsano, sono campioni nazionali a coppie, master. Corsano realizza una doppietta per quest'anno, campione italiano nazionale singolo e campione nazionale coppia. E in coppia con Affinito. E con questo io vi saluto e vi diamo appuntamento alla prossima manifestazione.